Well, hello, my friend. I know you don't like when the spotlight is on you. Una bella e colorata sfilata con protagonisti mezzi agricoli di tutte le fogge, le dimensioni e anche l'età di fabbricazione, ha caratterizzato in quel di Lusilier la riuscita manifestazione allestita in onore di Sant'Antonio Abate, il patrono degli agricoltori e degli allevatori. Say what I know is true. Not everyone can change the world, but there are people who do. So thank you. Anche nella piccola comunità canavesana l'appuntamento non è venuto meno, con tante persone che si sono ritrovate prima nella piazza di fronte al municipio, dove i trattori sono stati posizionati per poi prendere parte alla Santa Messa, a cui ha fatto seguito, come vuole la tradizione, la benedizione dei trattori animali. Per chiudere in bellezza la domenica, quella del 28 gennaio, tra l'altro salutato da un caldo sole, è stata la volta del momento conviviale, che il comitato organizzatore, guidato dal presidente della sezione locale Coldiretti, Daniele Vittommea, da Andrea Goi e da Alessio Guglielmetti, ha organizzato presso Salone Comunale. A presenziare l'evento, che ha confermato il forte attaccamento alla cittadina di Lusilier, sia alle tradizioni che alla figura di Sant'Antonio Abate, anche il primo cittadino Angelo Marasca e il consigliere regionale Mauro Fava.